Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Blue Stack in collaborazione appunto con Blue Stack. Siamo in un gioco molto interessante che si chiama Mobile Royale, che giocato da PC con Blue Stack è molto meglio sia per ampiezza che sia per schermo che per comodità di mouse, perché comunque è uno strategico. Si chiama Mobile Royale. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Mobile Royale o hashtag Blue Stack sotto i commenti per ricevere un cuoricino, e in descrizione troverete il link per scaricare sia Blue Stack che il gioco Mobile Royale. Andiamo a provarlo insieme. Ho già fatto il tutorial, io già più o meno so come funziona questo gioco. È un gioco molto strategico, abbiamo potenziamenti anche da fare, in questo caso già ne ho fatto qualcuno, è totalmente in italiano quindi molto comoda come cosa, abbiamo degli eroi ogni tanto anche da spacchettare come in questo caso, abbiamo intanto il bombarolo che è nuovo, giustamente si sta presentando, e c'è ancora un pochino di tutorial, sicuramente rimarrà sempre. Vuoi convocare questo eroe? Certo che lo voglio convocare, assolutamente, prendiamo il ranocchio. Le scene di convocazione a me piacciono tantissimo. Infatti con questo stile di grafica mi piacciono veramente tanto. Allora, badaboom, 4859 punti, tiratore, dimensione max brigata più 2005, questo è buono. Ovviamente possiamo potenziarlo anche con le pozioni di esperienza che andiamo a recuperare dalle battaglie. Allora, il gioco in cosa consiste? Andiamo a vederlo immediatamente. Potenziamenti, quindi possiamo andare a potenziare tutte le strutture del nostro villaggio. E addestramento per esempio della caserma per addestrare i miliziani. Dai, e così a destra ne facciamo un altro pochino e vanno bene. Allora, poi abbiamo la possibilità appunto di andare a evocare nuovi eroi, quindi spacchettarli in tutti i sensi. E quindi possiamo andare anche a potenziare il nostro cavo per ottenere più soldini. Quindi andiamolo a potenziare gratis, che per adesso giustamente ce lo fanno fare gratis perché stiamo all'inizio. Ok, vai così, continuiamo col gratis. Giustamente i requisiti non siamo appunto ancora pronti per potenziamento e miglioramenti. Vediamo un po' se possiamo fare pure questo. Ok. E adesso per migliorarlo ci vuole un po' di tempo, quindi abbiamo potenziato ancora un po' di più. Queste sono cose ancora da sbloccare. Intanto lei mi dice un punto esclamativo, perché posso migliorare o accelerare qualcosa. Potrei accelerare le truppe ma non ci interessa. Abbiamo delle missioni da fare o qualcuna già fatta, come sblocca attività 1. Vai, prendiamoci tutte queste belle risorse che possono essere molto comode. Ok, posso andare a migliorare il castello a livello 4, e mi sembra anche il caso di farlo visto che ancora è gratis. Ok, siamo a livello 4, quindi abbiamo potenziamenti. A me piacciono queste scene di potenziamento e di cambio delle strutture, perché anche se sono in tridimensionalità leggera, perché comunque sono in stile smartphone, effettivamente meritano. Ok, il tempio arcano è stato riparato. I nostri servitori ci riferiscono che all'interno si trovano delle rovine antiche. Queste rovine hanno un forte potere magico, ma sono molto danneggiate e avremo bisogno di frammenti per riportarle alla loro origine. Ok, rovine. Ogni rovina ha i suoi effetti unici, raccogli i frammenti per potenziarne gli effetti. Le rovine collocate nella città entreranno in risonanza con la magia della città e i loro effetti verranno potenziati, ok. Gloria del re, usiamola. Ah, la posso piazzare da qualche pizza, interessante questa cosa. Abbiamo pure una zona libera dove possiamo metterle, ok. Ti aumenta dei bonus alle truppe e questo è buono. Quindi abbiamo fatto altre missioni, guardate quante missioni non avevo preso. Siamo saliti anche di talento militare, quindi possiamo appunto andare a mettere un punticino da qualche pizzo. Blocchiamolo. Ok, utilizzare appunto talento per attacco tiratori. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, non so quanti punti ci abbiamo ancora. Non abbiamo più punti, l'avevamo conquistato in quel modo. Ok, riscuoti, sblocca le rovine. Giustamente migliora il leader a livello 2 perché abbiamo un leader e un eroe. Questa è tutta roba che non ho preso all'inizio del gioco. Bravo Mordo che te scordi i pezzi. Allora, migliora il tempio arcano a livello 2. Miglioriamolo, visto che per adesso è gratis. Ok, va benissimo così. E non siamo entrati ancora nel clou del gioco e poi vi andiamo a far vedere. Allora, riscuoti, riscuoti. Esattamente altro talento militare per noi, che potremo andare a mettere per adesso ad attacco esercito, sinceramente. Ok, meglio potenziare prima e subito. Memorizza talenti. Ah, ok, vai. Allora, riscuoti, riscuoti, grazie dei punticini e di tutta la roba che ci state dando. Ok, a destra 100 miliziani. Vabbè, non è così difficile addestrare 100 miliziani, solo che invece vuole un pochino. 24 minuti sono tantini, però intanto abbiamo i miliziani nostri. Allora, siamo pronti, vediamo un po'. Qui c'è una cassa giornaliera che non so se è roba a pagamento, penso di sì. Quindi per ora nada.
Qua abbiamo... Usa gli oggetti speciali, occupa i villaggi e soddisfa le condizioni. Ok. Allora, potenziamenti militari. Allora, scudo. Protegge il castello dai ricognitori nemici e dagli attacchi. Aumenta l'attacco esercito. Ok. Ah, ok. Si comprano con le gemme, quindi per adesso non ci interessano. Però ci dice che comunque qualche potenziamento ce l'abbiamo. Ok, sono tutti da comprare. Non capisco dove sono i potenziamenti che possiamo utilizzare. Allora, fine effetto. Ah, ok, ci abbiamo attivati. Capacità infermeria più e riduzione di costo di guarigione. Buono, quindi abbiamo due cosette attive. Allora, proseguiamo. Andiamo a vedere alla posta che cosa ci danno. Messaggio del team mobile. Qualcosa sicuramente è stato fatto. Ok, lo chiudono per 60 minuti, quindi ci danno i messaggi che fanno le manutenzioni. E Dragon Stance evoluta. Mia signora, competenza drago, vita del tuo drago guardiano si è evoluta in comune. Ok, abbiamo anche i draghi effettivamente da potenziare che si usano in battaglia. Allora, il drago, andiamo a vedere dov'è. Intanto qui vedo che c'è il simbolo di una cassa. Riscuoti scintille festive. Non so a che cosa possono servire le scintille festive. Ok, caserma livello 3 penso non sia migliorabile ancora. Allora, non abbiamo il VIP. Qui penso che possano essere potenziate ancora gratis. Ok, dai, è così. Torre del saggio potenziata, ottimo. Ok, abbiamo fatto altre quest sicuramente. Allora, io non mi ricordo adesso dove era la torre del drago, perché vi volevo far vedere il dragozzo. Vediamo un po' se riusciamo a beccarlo, il nostro drago. Questa è la torre del santuario. No, ancora non è sbloccabile. Non mi ricordo dov'è la cosa del drago. Qui c'è un'altra cosa da prendere. Acceleratore ricerca. Si possono potenziare questi cosi? No. Si possono solo accelerare. Ok, vediamo un po' che altro ci abbiamo. Questa è la caserma, l'abbiamo vista prima. Ok, non so effettivamente più dove andare. Intanto ho zoomato un po' troppo e mi è diventato un casotto. Allora, andiamo a vedere qua. Mi dice che ci stanno cose che si possono accelerare, presumo. Ok, addestramento istantaneo, usa i poteri addestramento per accelerare le cose. Ma a noi non ci interessa, noi vogliamo andare a vedere effettivamente come si combatte. Quindi direi di partire in viaggio. Leader di Vollandia, scegli un nome degno della tua persona. Ma io mi metto Mordug a sto punto. Siamo bellissimi, mettiamo Mordug. Usa. Ok. Mordug, perfetto. Sono solo io come Mordug, quindi va benissimo. E facciamo altre missioni, perché giustamente sono quelle iniziali. Cambia il nome, migliora la torre. Ok, proviamo ad andare a fare una battaglia, perché voglio farvi vedere più che altro come il gioco attivo. Mio signore, lascia che ti aiuti a capire come funzionano le cose da queste parti. Qui vedrai mostri disseminati ovunque. Cacciali nella misura in cui le tue abilità te lo permettono. Branor, puoi vedere anche varie risorse. Puoi mandare degli eserciti a raccoglierle. Ci sono anche numerosi villaggi molto potenti e altri leader che stanno occupando diversi territori. Se ti senti all'altezza, puoi mandare degli eserciti ad attaccarli e conquistarli così la gloria. Conquistarti così la gloria. Allora, così potrei tornare alla città. Ma io vorrei provare. Perché mi fai tornare alla città? Volevo combattere io. Perché mi fai tornare alla città? Mi scusi, mi ora il tempio arcano. Vabbè, miglioriamo il tempio arcano. Ok, l'abbiamo messo a migliorare. Apri la mappa del mondo. Oh, che bello, finalmente possiamo andare. Allora, potenziamento ancora per le nostre milizie. Blocca drago di luce, andiamo dal drago. Oh, guardate, finalmente posso far vedere il drago. Veramente bello. Abbiamo il drago vita, che è questo qui. Vediamo un po' di sbloccare il drago luce. Drago luce, Dragon Stance. Vai. Facci vedere il drago luce, che in pratica sarebbe lo stesso, soltanto che cambiano le abilità. Assorbi l'energia della luce e rilasciala sotto forma di un ruggito feroce. Hanno le loro abilità molto interessanti e i loro potenziamenti. Ok, abbiamo sbloccato il drago di luce. Grazie. Entra in una gilda. Posso crearla o entrarci? Vediamo un po' se troviamo una gilda italiana. Italian Element. Mi candido per gli Italian Element. Vediamo un po' se mi prendono. Hai chiesto di entrare a far parte di Italian Element. Ok, giustamente non posso farla. Quindi proseguiamoci. Facciamo un bel viaggetto. Dai, vediamo un po'. Andiamo a vedere chi possiamo combattere. Allora, io vedo un sacco di città qua a fianco e non vedo cose da andare a recuperare. E vedo anche un Ifrit molto brutto e pericoloso. Allora, questo è di qualcuno, sto villaggio. Potere 341.000 VIP 5. Oh miseria, c'ho la gente enorme intorno. Io sono un povero 15.000 di energia, 14.007 di attacco. Allora, io potrei fare raccogli.
Quando schieri le truppe, fai caso alle specializzazioni degli eroi. Alcuni possono massimizzare il loro potenziale solo se sei il comandante dell'armata. Ok. Allora, info dell'eroe. Effettivamente non l'avevo mai notate. Ok, giustamente gli effetti del comandante si applicano agli eroi e tutto il resto. Lo potete leggere tranquillamente voi pure in italiano perché è abbastanza facile. Allora, potrei andare da grado più basso e portarmi un pochino della mia brigata. Tanto stanno andando soltanto a recuperare. Ok, perfetto. Posso andare a fare altre cose mentre loro fanno? Sì. Allora, io volevo provare a combattere contro qualcuno effettivamente, ma non so, non mi ricordo adesso come si faceva ad andare a fare battaglia con qualcuno. Allora, vediamo un po'. Sono tutti altissimi quelli che c'è intorno, raga. Ok. Allora, l'esercito schierato è arrivato lì, quindi ha la possibilità adesso di fare qualcosina. Potrei andare a cercare di ammazzare questo Ifrit? No, c'ha tantissima vita. Quindi sono un po' enormi. Effettivamente non so che cosa andare a combinare. Ho trovato qualcuno da andare ad attaccare. Vediamo un po' se ci riusciamo. Allora, mi porto tiratore. E vediamo un po' se abbiamo soldati da assegnare. Assegniamo tutti i soldati che abbiamo a disposizione. Dai. Dobbiamo fare una battaglia gigantesca contro questo poverino e vediamo che cosa succede. Siamo pronti. Sono arrivati. Lo stanno attaccando di cattiveria. Ok, massacro. Già abbiamo devastati malissimo. Perfetto. E ci è arrivata anche un'email da qualche pizzo. Andiamo a cliccare. Puoi cambiare tecnologia del clan dopo un certo livello di amicizia. Ok, ecco un combattimento. Siamo pronti? Abbiamo vinto. Wow, cioè non c'aveva niente questo. Ok, è meglio che trovo qualcuno con cui combattere un po' più decente. Sono arrivate le nostre truppe e stanno attaccando. Quindi posso andare a fare battaglia. Mentre loro attaccano la città, io mi butto alla battaglia. Mamma mia, Mordu vs Seleka. Ok, ho la paura che forse ha un pochino più difese e un pochino più situazione potente. Ok, il mio drago sta dando una zampa, ma il mio morale sta scendendo pesantemente, più del suo sinceramente. Forse era meglio mettere l'altro. Ok. Sto perdendo malissimo e non abbiamo neanche l'abilità carica. Morale a terra, sono scappati i miei. Ho perso. Che brutta cosa, ragazzi. Perdite 486 personaggini. Questa era comunque una battaglia. Questo era il gioco, è uno strategico molto particolare. Abbiamo la possibilità di potenziare sia il nostro villaggio che andare a farmare in giro per il mondo. E poi c'è del PvP automatico e del PvP libero. Quello che abbiamo fatto noi, giustamente non avendo abilità del personaggio con quel tipo di personaggio lì, non potevo interagire in nessuna maniera e quindi abbiamo perso. Però il drago effettivamente ha attaccato e è riuscito a fare quello che doveva fare. Abbiamo tante quest da fare, abbiamo tante statistiche da controllare, potenziamenti da portare avanti e abbiamo anche un boxing di grandi eroi da sbloccare. In questo caso gli eroi ce li abbiamo in questa sezione, come vi ho detto, e possiamo trovare i nuovi e sbloccarli pian piano che andiamo avanti. Giustamente questo è il principale che avete e poi piano piano si sbloccano gli altri. Va bene ragazzi, questo era Mobile Royale, potete trovarlo qua sotto in descrizione con il link per BlueStack e per Mobile Royale se volete provarlo anche voi. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag BlueStack o hashtag Mobile Royale qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo in un prossimo video collaborazione.